In questo video oggi parleremo brevemente delle bellissime stelle del Grande Carro e verso la fine osserveremo la congiunzione planetaria tra Marte e Saturno. Bentornato a questo appuntamento quotidiano, o quasi, caro osservatore del cielo. In questo almanacco astronomico scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù tra oggi e domani. Oggi è lunedì 30 marzo 2020, primo giorno della 14ª settimana, 90° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.939. Alle 13.18 la nostra stella, che si trova nella costellazione dei Pesci, è passata al meridiano, mentre alle 19.39 si adagerà dietro l'orizzonte dopo aver trascorso con noi ben 12 ore e 41 minuti. Oggi la luna crescente nella costellazione del Toro passerà al meridiano alle 17.55, illuminata al 32%. Dopo che il Sole si sarà nascosto dietro i monti, dando così luce ai popoli più a occidente, noi potremo goderci la compagnia della Luna e della bellissima e brillantissima Venere. Come la Luna, anche Venere è nella costellazione del Toro. La prima domani ne sarà già fuori. Venere invece ha superato il confine da pochissimi giorni e ci rimarrà per un po' di tempo. In questi giorni li abbiamo visti avvicinarsi fino al 28 marzo, quando si sono trovati alla minima distanza apparente a circa 6 gradi. Poi progressivamente si sono allontanati. Oggi sono a circa 25 gradi, che è la distanza ricoperta da una spanna a braccio teso. Alle 21.20 la notte astronomica prenderà le redini e cospargerà di stelle tutta la volta celeste. Il buio nero però arriverà solo all'1.47, quando tramonterà la luna. Ma noi non dovremo aspettare questa tarda ora, ci basterà sbirciare il firmamento la sera. Il momento ideale sarebbe verso mezzanotte, quando l'orso maggiore si trova alla massima altezza sull'orizzonte, quasi prossima alla verticale, allo zenith. Sì, ancora l'orso maggiore, ma oggi parliamo in particolare del Grande Carro, che è sicuramente la parte più nota di questa costellazione. È formato da 7 stelle che oggi conosceremo una ad una, mentre domani le utilizzeremo per andare a scovare altre costellazioni. Iniziamo dalle stelle del quadrilatero. Dube è una delle stelle più luminose del Grande Carro, per la precisione la seconda. Il suo nome è di origine araba e significa la schiena del grande orso. Dista da noi circa 123 anni luce ed è un sistema binario. La stella più massiccia di tale sistema ha una massa superiore a 4 volte quella del Sole. Sotto Dube c'è Merak, nome che ha anch'esso origine araba e significa i lombi dell'orso. È una stella un po' meno luminosa e più piccola di Dube, dista da noi 79 anni luce e ha una massa quasi 3 volte quella della nostra stella. A sinistra di Merak c'è Fekda, la coscia, brillante circa quanto Merak, dista 83 anni luce da noi e la sua massa è di poco inferiore alle 3 masse solari, almeno per quanto riguarda la sua componente principale. Sì, perché in realtà anche Fekda è una stella doppia. Megrez è l'ultima stella del quadrilatero del Grande Carro, è la meno luminosa delle 7, dista da noi circa 80 anni luce e ha una massa pari a 1,6 masse solari. Il nome Megrez deriva dall'arabo e significa la base della coda dell'orso, quindi naturale che dopo di lei inizieremo a esplorare le stelle della coda. La prima che incontriamo nella coda è Aliot, che vuol dire la coda grossa della pecora. È la stella più luminosa dell'orso maggiore. Anche lei dista da noi circa 80 anni luce e ha una massa circa 3 volte quella del Sole. Proseguendo il nostro percorso, a metà della coda troviamo Mizar, la cintura. Dista da noi 83 anni luce e ha una massa circa 2 volte quella del Sole. Se avete modo di osservare il Grande Carro dalla finestra o anche nei prossimi mesi, prestate attenzione a questa stella, a Mizar. Per osservarla al meglio servono cieli abbastanza scuri e limpidi. Con un po' di attenzione riuscirete a scorgere proprio vicino a Mizar una stella meno brillante. Si chiama Alcor, che significa la dimenticata, la trascurata. L'ultima è Alcaide, che dista da noi poco più di 100 anni luce, ha una massa pari a 6 volte quella del Sole, è una stella giovane, calda, che ruota a gran velocità. Gli antichi arabi vedevano in quella che per noi è la coda dell'orsa tre ragazze in lutto che seguivano il feretro, rappresentato dal quadrilatero, nel suo eterno moto di rotazione attorno al polo nord. Alcaide significa il capo della ragazza in lutto. Le 7 stelle del Grande Carro che abbiamo introdotto in questo video, invece per gli antichi romani rappresentavano i 7 buoi, i Septentriones, da cui deriva la parola settentrione.
Escluse Dube e Alcaide, le altre 5 stelle si trovano tutte circa 80 anni luce di distanza da noi e fanno parte di un gruppo di stelle più numeroso che si chiama Associazione dell'Orsa Maggiore. Un'associazione stellare è un insieme di stelle con caratteristiche comuni come l'età, la composizione chimica degli elementi, ma soprattutto il moto all'interno della galassia. Infatti, studiando come queste stelle si muovono nello spazio, si è visto che non vanno in direzioni casuali, ma in modo ordinato, e in particolare tutte le stelle dell'associazione sembrano provenire da una stessa regione della nostra galassia. Questo ha indotto gli astronomi a pensare che l'associazione dell'Orsa Maggiore, centinaia di milioni di anni fa, faceva parte di un ammasso aperto o un gruppo di stelle appena nate, che nel tempo si è sparpagliato tra le altre stelle della nostra galassia, mantenendo però nel loro movimenti ancora qualche traccia della loro origine. Domani 31 marzo alle 5:16 la notte astronomica finirà e appena i nostri compagni planetari della mattina sorgeranno potremo godere della loro magnifica visione. Li trovate facilmente guardando verso sud-est tre quarti d'ora prima dell'alba. Da quelle parti, nel Sagittario, c'è Giove, l'astro più brillante del cielo la mattina. Poco più sotto, a sinistra, a circa 5 gradi, ci sono Saturno, il più luminoso, e Marte, entrambi nella costellazione del Capricorno. Questi due pianeti si trovano quasi alla minima distanza apparente tra loro. In astronomia si dice che sono in congiunzione. Distano circa un grado, che corrisponde alla larghezza del mignolo della mano a braccio teso. Il massimo avvicinamento tra i due pianeti avverrà alle 19:30 di domani 31 marzo, ma visto che a quell'ora non sarà possibile vederli dal nostro paese, godiamoceli domattina. Alle 6:57 sorgerà il sole e dopo 4 ore, alle 10:53, lo farà anche la luna, sempre più panciuta. Io sono Luca e vi ringrazio per aver guardato questo video e se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e vi auguro buonanotte e buone stelle.